Ci fermiamo qui. Adesso la parola la diamo invece a Lorenzo Chierici che ci parla di un buon risultato ottenuto da una formazione giovanile. Si è conclusa con la finale più attesa, quella tra Reggio Calcio e Sporting Chioggia, le due squadre che hanno offerto il miglior calcio del torneo, l'undicesima edizione del Memorial Pippo Bertani. La competizione è riservata alle categorie 2012-2013, che ha visto scendere in campo Reggio Calcio, Santos, due formazioni del Terre Matildi, che è il progetto Aurora, società ospitante, poi Tricolore Reggiana, Sporting Sant'Ilario e Sporting Chioggia. Dopo le fasi eliminatorie si sono giocate anche le fasi finali, con l'assegnazione dall'ottavo posto al primo. Il Terre Matildi Gazzella ha battuto 3-1 la Tricolore classificandosi settima, il Santos ha superato per 2-1 lo Sporting Sant'Ilario piazzandosi al quinto posto. Il progetto Aurora ha invece sconfitto 1-0 il Terre Matildi Blu nella finale di consolazione, mentre la Reggio Calcio nella finale più attesa ha superato lo Sporting Chioggia dopo una partita combattutissima. Chioggia in vantaggio nel primo tempo, recupero della squadra guidata dall'ottimo mister Medi Russo e gol partita a metà ripresa che ha portato il trofeo in via della Carolina. Il portiere lo Sporting Chioggia Davide Venturi è stato premiato come migliore estremo difensore della competizione, mentre Simone Rinaldini della Reggio Calcio si è rivelato il bomber più prolifico, avendo segnato ben 6 gol in 4 gare disputate. A premiare tutti i partecipanti c'era Alan Baccarini, direttore sportivo del progetto Aurora, assieme ai familiari del compianto Pippo Bertani, che hanno potuto apprezzare la grande passione con la quale questi giovani atleti hanno speso fino all'ultima goccia di sudore, la medesima passione che lo stesso Bertani ha sempre profuso per il bene del suo progetto Aurora.